Com'è? È l'anniversario, un anniversario di cosa secondo voi? Chi lo sa? Assiria. Assiria, avete mai sentito parlare? È l'anniversario di un sacrificio. E il terzo concetto sarà legato alla presenza di questi che voi vedete davanti. Chi sono? Chi sono? Chi è che abbiamo davanti a noi? Ovviamente c'è il sindaco, il vice sindaco, che non sono carabinieri, però ci abbiamo davanti i carabinieri. A loro vogliamo collegare un concetto che è quello del sacrificio. Preghiere ai carabinieri. Dolcissima e gloriosissima madre di Dio nostra, noi carabinieri d'Italia, a te che le abbiamo, reverente il pensiero, fiducioso la preghiera, fervido a voi. Oggi siamo qui per la commemorazione del 15° anniversario della strage di Nassiriya. Infatti il 13 novembre 2003 dei kamikaze fecero esplodere la base logistica del contingente italiano mediante un grosso automezzo carico di esplosivi. Erano lì per assicurare tre cose fondamentali. La prima era la pace dopo un periodo di guerra importante e duro che aveva dilaniato la popolazione araba. La seconda era quella di dare conforto attraverso cibo ed acqua, quindi approvvigionamento alla popolazione in quel momento molto delicato. Ed il terzo era quello di riorganizzare le forze locali di polizia per garantire giustizia e democrazia. Bene, queste tre missioni fondamentali credo che siano proprio la dimostrazione del fatto che i principi costituzionali fondamentali, che come sappiamo sono quelli che mettono in condizione la nostra Repubblica Italiana di garantire la pace anche all'esterno, all'estero, scusate, sono stati rispettati dando la vita, la propria vita, quindi onore alle persone che hanno dato la propria vita italiane e non in quel posto, e anche alle persone ferite.